Ma visto che già ci siamo, io direi di iniziare anche il rapporto con Makoto. Il punto è, ce l'ho una persona adatta a lei? Rieccomi qua, Makoto. Ciao. Dunque ora dobbiamo solo aspettare che di assistere al risveglio del cuore di Kaneshiro. Oggi sei impegnata a scuola. Magari volevi studiare in biblioteca? Sono venuto a trovarti. Sembra che studiare abbia dato i suoi frutti. Ti sei impegnato molto. Ho una conoscenza molto alta. C'è una cosa che vorrei chiederti, sempre se non sei troppo impegnata a studiare. Dimmi pure. Grazie, allora troviamo un posto in cui parlare tranquilli. Il cortile va bene, possiamo accedere dal retro? Va bene, accediamo dal retro, Makoto. Vorrei parlarti di una certa cosa. Hai un momento? Assolutamente. Finora sono stata la studentessa modello per antonomasia. Credo anche di aver ricoperto il ruolo di presidente del consiglio studentesco in modo soddisfacente. Non lo dico per vantarmi, è solo quello che penso, giustamente. Nonostante questo, però, non sono riuscita a fare la differenza né con Suzui-san né con Kaneshiro. A quanto pare, quando le cose si fanno complicate, essere una studentessa modello serve a poco. Ora che faccio parte della squadra, sono disposta a fare qualsiasi cosa per aiutarvi. Qualsiasi, Makoto? Finora però mi sono dedicata solo allo studio e credo che i miei orizzonti siano alquanto ristretti. Abbastanza veritiero. Credo di doverli un po' allargare. Ottima idea, consigliera. Consigliera. Va bene. La mia prima mossa sarà conoscere meglio gli altri studenti. E tuttavia, in questo ho delle difficoltà. I miei gusti sono molto distanti da quelli dei miei pari. Vabbè. Non è del tutto vero. Davvero? Spero che tu abbia ragione. Ma non so nemmeno dove va la gente quando ha voglia di divertirsi. Mi piacerebbe poterne avere una minima nozione, giustamente. E poi, il consiglio studentesco deve essere in grado di capire il corpo studentesco che rappresenta. Vero? Non intendo nel senso di sorvegliarlo, ma di conoscere gli studenti come persone. Anche tu sei una persona, quindi non dovrebbe essere difficile. Il fatto che sia un ladro fantasma non è una scusa per trascurare i miei doveri di presidente. Brava presidente. Tornando al punto, di solito dove va la gente quando vuole divertirsi? In uno dei tre posti va benissimo. Alla sala giochi? Ah, sento spesso parlare di quella sala giochi. A essere sincera però, non ci sono mai andata. Potremmo andare insieme. Non so se servirà ad allargare i miei orizzonti, ma studiare e basta non mi porterà da nessuna parte. Qualcuno direbbe il contrario, però anche questo è vero. Andiamoci subito, sarà un'uscita didattica. Grazie al cielo. Se andassi da sola, certamente non ci capirei nulla. Poverina. Bene, allora andiamo. Subito? Così? Oh, non me l'aspettavo, Makoto. Dunque è qui che si viene per divertirsi. Ci sono più ragazze di quante me ne aspettassi. È una cosa vera, anche perché in Italia il fattore sala giochi non è che esiste più di tanto. Però in Giappone è un mondo così ampio, la sala giochi, che è veramente aperto a tutti. Grandi, piccoli, maschi, femmine, anche i cani volendo. Ehi, da quella parte... Si gioca puntando l'arma allo schermo, giusto? Sembra piuttosto realistico. Sarà un'esperienza. Proviamo. Cosa? Se posso chiederti, potresti insegnarmi? Certo. Ce l'ho fatta. Eh? Impossibile. Ah! Le urla di Makoto mentre gioca stanno attirando l'attenzione, ma sembra troppo presa dal gioco per accorgersene. Oh, che patata. Ah, dunque è così. Oh, eri molto presa, sei una giocatrice nata. Ovviamente era solo un gioco, ma chissà se alcune di quelle tecniche che ho appreso qui possono essere utilizzate in battaglia. Potrebbe funzionare. Forse ho fatto questo collegamento proprio perché mi trovo in un luogo che non frequento di solito. Espatriare dai propri orizzonti fa sempre bene. Sai, è solo un piccolo passo, ma forse... Credo di cominciare a capire in che modo la gente ama trascorrere il tempo libero. Interessante.
Prima non ne avrei mai neanche pensato di venire qui. Ti sei sicuramente distinta. Io... Ehi, credi di potermi aiutare ancora in futuro? Queste esperienze extracurricolari mi permetteranno di avere sempre più idee da proporre alla squadra. Non vedo l'ora. Avendo occupato un bel po' del tuo tempo, non posso permettermi di deludere le tue aspettative. Oh, che carina. Magari non nell'immediato, ma sono sicura di potervi tornare utile. Sicuramente, guarda. Sento che Makoto è mossa da una grande determinazione. Scusate, mi faccio sempre prendere da questa scena qua. Ah, la testa. Ci sarà stato qualcuno intento ad ostacolare la vostra attività di ladri fantasma? Se l'avete battuta perché avevate con voi una persona specializzata nelle analisi dei nemici. Dico bene? Sì, è tua sorella. Tan tan. Io sono te, tu sei me. Hai appena stretto una nuova alleanza. Essa diverrà le ali della ribellione, capaci di spezzare le catene della tua prigionia. Con la nascita di questa persona, la papessa, mi sono concessi i venti sacri che condurranno alla libertà e a un nuovo potere. Calcolo ombre, visualizza le abilità e gli oggetti ottenibili dalla schermata analisi, cosa che abbiamo già grazie al suo dono di addio. Pam pam. A proposito, inseguendo Kaneshiro, sei finito nel quartiere delle luci rosse, vero? Mi piacerebbe andare lì. No, non per motivi personali. Cioè, io tanto non è che pensavo male, eh. È che di recente ho ricevuto una segnalazione. È stato avvistato lì qualcuno dei nostri studenti. Sono scettica, ma preferirei verificare di persona. Va bene. Beh, si sta facendo tardi. È ora di tornare a casa. Certo. Grazie per avermi dedicato un po' del tuo tempo oggi. Grazie a te. Per me è sempre difficile venire da sola in posti simili, quindi mi stai aiutando molto. Oggi ho fatto tante nuove esperienze e mi sono anche divertita. La prossima volta al quartiere a luci rosse, allora. Sì, ti ringrazio. Grazie al tuo aiuto mi sento molto meglio. Oh, mi dispiace, non volevo trattenerti. Attento tornando a casa, ti chiamerò dopo. Oh, ora capisco perché la grande maggioranza della community shippa loro due. Makoto è tanto una patata, però... Cazzo, sono combattuto. Sono veramente combattuto su chi scegliere. Il mio amico conosce un tizio che è stato ricattato. Hanno davvero rapito qualcuno? Davvero, è terribile. Pare sia impossibile liberarsene, è un vero incubo. Ho sentito che possono diventare davvero pericolosi, la mafia, eh? Vedi tu. Oh, kaka. Chi è che mi scrive? Il mio amico politico? Ah, no, è Caroline. Ehi, prigioniero, non avrei dimenticato l'incarico speciale. Non farci attendere, attenderemo davanti alla nostra porta. Mi dispiace, ma c'ho da fare stasera. Ecco, appunto. Beh, sono curioso. Com'è la Kosei? Ci sono molti ragazzi come Yusuke. Immagino ci siano molti tizi particolari là. Ora che mi ci fai pensare, c'è una mia compagna molto interessante. Yessa, eccola finalmente. È una giocatrice di shoji e pare sia anche molto capace. Parli di Fumitogo? Mi sembrava fosse una studentessa della Kosei. Dicono sia la giocatrice di shoji più bella di tutte. Ma dai, sembra davvero un sogno, dimmi di più. Non la conosco molto bene, non è il tipo di persona che si lascia avvicinare dagli altri. Pare che si dedichi solo allo shoji, dopotutto si dice che sia un genio solitario. Però ho sentito anche che spesso si reca alla chiesa di Kanda. Davvero, dobbiamo andarci. Secondo me verrai fulminato all'istante se ci entri per il motivo sbagliato, poverino. Ma smettila, è per il bene dei ladri fantasma. Lo shoji è come una battaglia, no? Conoscerà un casino di trucchi e strategie. Ah, sembra una motivazione un po' forzata. Le chiese sono un luogo sacro, non esagerare, Ryuji. Ah, e dai, non sapete proprio divertirvi, ragazzi. Phoenix, dalle un'occhiata per me.
Vedi di scoprire se è davvero carina come si dice. In ogni caso tanto non ci starà. Ignoriamo quel cretino. Un'esperta di shoji, eh? Colpire i nemici con l'ispirazione del momento. Pianificare con cura le proprie strategie. Potrebbe essere ottimi insegnamenti per le nostre missioni di ladri fantasma. Dicono che sia alla chiesa di Kanda, giusto? Dovremmo farci un salto quando possiamo. Assolutamente. Ci faremo un salto. Probabilmente non stasera, visto che è domenica. Però, ve la voglio presentare. E il programma di televendita va in onda oggi. Vuoi darle un'occhiata? Assolutamente, vediamo che cosa vendono oggi. Salve gente, vorrei fare un po' di shopping. Per prima cosa ecco il set Oscuro Potere. Quali strade apriranno questi poteri misteriosi? Roccia nera, veste nera. Entrambi gli oggetti in un set unico, incredibile. Ma aspettate, c'è dell'altro. Ecco il set strumenti maledetti. Per chi vuole maledire qualcuno a ogni costo. Chiodo ossidato, bambola di paglia. Questi fanno parte di un unico set, incredibile. Wow, sono due oggetti fantastici. Non saprei quale scegliere, io sì. È un prodotto in edizione limitata, sarà disponibile solo e soltanto per oggi. Naturalmente il prezzo è giusto. Non vedrete mai un affare del genere. Oh, i telefoni stanno già squillando senza sosta, non ne resteranno pochi. È la vostra ultima occasione per comprare, comprare, comprare. Pare che i telefoni stiano davvero squillando senza sosta. E io comprerò questo qui, visto che questo non è che ci serva. Quindi vai di 9000 yen, vai. Oh, ci ha contattato un altro acquirente, grazie infinite. Clic. Oh, sono entrambi esauriti, l'ultimo cliente ha avuto molta fortuna. Il tuo ordine ti verrà consegnato il prima possibile, domani. A presto allora, alla prossima con un altro dei nostri fantastici prodotti. Ci sentiamo. D'ora dobbiamo solo aspettare che arrivi. Mi serve una distrazione, Ohan. Mi dispiace, non posso. Qualcosa di diverso. Ho una richiesta per te, ma non riguarda il mio discorso. Sono stato invitato in una cena dal membro della dietra Matsushida. Mi è stato detto di invitare anche te. Fammi sapere se puoi partecipare. Che ne dici? Allora, ti dico di sì, ma devo andare a prendere una persona giusta. Ora che abbiamo la persona giusta, possiamo andare dal nostro caro amico Yoshida. Grazie, io lo farò sapere. Si terrà in un albergo di Shibuya, ti mando le coordinate. Chissà quale albergo. Non siamo mai stati in nessun albergo. Ah no, invece. Guarda un po', è sempre quello, con sempre lo stesso cibo. Kuramoto continua a entrare e uscire dall'ospedale. Pare che non si candiderà alle prossime elezioni. Chi l'avrebbe mai detto? Capisco. Vuole far sì che il suo nipote, anche egli del nostro partito, prenda il suo posto. Sfortunatamente tutto questo non mi riguarda più. Yoshida. Ehi, continua a mangiare, devi crescere, sai? Grazie, sto bene così. Ti ho chiesto di unirti perché vorrei farti una domanda. Cosa ne pensi dei ladri fantasma? Oh, cosa potrei mai pensarne? Ne hai sentito parlare, vero? Sono diventati piuttosto popolari negli ultimi tempi. Vorrei una tua opinione sincera. Come giovane, sei con loro o contro di loro? In realtà non mi importa molto, non è una cosa così importante per la politica. Perciò sei uno che va per la sua strada senza farsi influenzare dall'opinione pubblica, eh? E tu che mi dici? Benché manipolino i cuori rispetto alla loro fede nel combattere il male e salvare i più deboli, non è molto simile alla tua filosofia? Non posso negarlo, ma non è per questo che li sostengo. Scommetto che sono un gruppo di giovani. Giovani che avranno sperimentato crudeltà e ingiustizia. Affrontano col coraggio i mali sociali che piagano il nostro mondo senza pensare alle conseguenze. Qualcuno che ci capisce. Coraggiosi ma consapevoli. Wow. Quindi l'ex membro della dieta che è stato disonorato dagli scandali intende sostenerli, eh? Mi hai fatto venire qui per discutere di questo? No, il partito ha deciso quali candidati concorreranno alle varie zone elettorali. E? Uno dei nostri principali candidati rappresenterà quest'area, stando alle strategie del partito. Non hai speranze di vincere. Perciò sta dicendo che dovrei rinunciare alla mia campagna per diventare membro della dieta. Non voglio girarci intorno, ritirati dalle elezioni e diventa il mio braccio destro. Non sarà invano, presenterò una mozione per farti reintegrare nel partito e porterò a termine un'indagine approfondita sulle tue accuse di appropriazione indebita. No. Matsushida, potrai finalmente riabilitare il tuo nome, riflettici. Ci vediamo presto, signor segretario. Ho un nome. Avrà senz'altro un secondo fine. Se fosse stato ottimista, non mi avrebbe chiesto di rinunciare. Mi aspetto che cerchi di approfittarsi di me. Succede spesso a questo mondo.
Tu come ti comporteresti in una situazione simile, Starkun? Io rifiuterei. Quindi mi stai dicendo che dovrei prendere il controllo del mio destino, eh? Sei di ispirazione. Arigato. Grazie per la tua opinione sincera. Non preoccuparti, non smetterò di tenere discorsi. Soprattutto non voglio rinunciare alle nostre chiacchierate. Hai una visione così fresca del mondo. Lo so. Sento che il mio legame si sta rafforzando. Pace, frate. Io non ho ottenuto niente, peccato. Beh, anche stasera cena gratis. Finiamola qui per oggi. Perdonami per il disturbo. Chi se ne frega, ho cenato gratis. Ci vediamo presto. Ciao Yoshida, buona serata. Chi è? Scusa per averti fatto venire con me. Sono certo che un giorno dovrei affrontare qualcosa di simile. Quindi permettimi di dirti una cosa. Quando qualcuno viene a proporti un accordo, devi capire cosa c'è davvero in ballo, vero? L'offerta ti sembra un rischio o un'opportunità? Col tempo dovrai prendere decisioni cruciali. Minchia. La cosa importante è non dimenticare mai chi sei. Lo terrò sicuramente a mente. Bene, è importante ascoltare le opinioni delle persone, ma non devi lasciarti sopraffare da queste. Io ho lasciato che accadesse e guarda come mi sono ridotto. No. Oh. Ah, scusa, forse mi sto agitando troppo per questo. Bene, alla prossima volta, buonanotte. Grazie, finalmente qualcuno che non mi ha detto ci vediamo più tardi. Che non vuol dire un cazzo, però vabbè. E un altro giorno passò, pif, e piove, e vai. Ah, appena in tempo, immagino di poter stare tranquillo se tu sei ancora qui. E poi oggi non posso fare tardi, sembri molto occupato. Beh, non posso negarlo. Perché si è fatto così sulla pancia? Ho molto da fare in TV a causa dei ladri fantasma. La scuola mi rilascia dei permessi, ma è dura fare entrambe le cose. È duro essere uno studente. Ah, dovrei smetterla di lamentarmi. Beh, buona giornata e buon lavoro. Anche a te. Buona intervista, Keiichi. Oh, alla fine è un bravo ragazzo. Un'interrogazione. È tutto così schifoso e umido nonostante sia fine di giugno. Tra due giorni è anche il mio compleanno. Nel gioco intendo. Oh già, in Giappone quando finisce la stagione delle piogge dicono che si è aperta. Mentre in inglese è più facile sentire dire che la stagione delle piogge si è chiusa. Le espressioni del meteo sono completamente diverse a seconda del paese in cui ci si trova. Ebbene signor Star, mi dica? Quale di questi animali viene usato in modo di dire inglese legato al tempo atmosferico? Le mucche, le giraffe, le pecore e le lumache, le pecore. Beh. Cielo a pecorelle. Proprio così, cielo a pecorelle e pioggia a catinelle. Pioggia a catinelle significa che sta piovendo a dirotto. Considerato l'elevato volume della pioggia, sembra quasi che qualcuno stia svuotando dei catini d'acqua. In altre lingue europee invece si dice che è un tempo da cani, per via del rumore assordante. Oh, ha indovinato, come faceva a saperlo? Yaru Janega! Morgana, ti voglio bene, sappilo però. Inoltre in norvegese si dice che stanno piovendo streghe, mentre in polacco delle rane. Ogni paese ha il proprio modo di descrivere la pioggia violenta, così come il suo sostituto metaforico. È vero, qui si dice che quando un gatto si lava dietro le orecchie verrà a piovere. Io mi lavo ogni giorno perché mi piace essere pulito, ergo non è affatto vero. Oh, non che sia davvero un gatto, eh. Forse per quello, Morgana, che non funziona, eh. Forse per quello che quando fai così non piove. E oggi piove. Ed è lunedì, Maruki sei libero? Il mio bozzetto. Vabbè, Yusuke è libero, potrei andare da lui invece. Maruki, sei libero per caso oppure ancora no? Grazie a te la mia ricerca... No, vuol dire che non stiamo andando avanti, eh. Avrei voluto davvero parlare con te. Sembra proprio che l'unico disponibile sia proprio Yusuke. Però prima una persona giusta per lui. Ma prima ancora devo comprare la roba come al solito. Yokoso, non me lo vieni a dire a me. Eccomi qua, Yusuke. Allora, prima di tutto dobbiamo pensare al nostro accordo. Vorrei che mi replicassi se te l'ho insegnata. Cavolo, non gliel'ho insegnata. Volevo fargli duplicare debilitazione, ma non ce l'ho. Per oggi ti chiedo di duplicare questa, così eventualmente potrei ricrearmela.
Il mio pennello freme, è come se fosse posseduto. È venuta benissimo, prendi. Grazie, così adesso potrai duplicarmela nel caso. Sono venuto a trovarti. Ah, devi avere molto tempo libero allora, ma mi hai chiesto tu di venire. Vorrei parlarti del dipinto che ho sviluppato nel Memento, hai tempo? Con l'imperatore Eligor posso farlo. Allora, che hai deciso? Passerà il tempo con Yusuke? Assolutamente. Spero che non lo trovi troppo inquietante. Aspettami alle Branche, verrò col dipinto. Va bene, Yusuke. Questa immagine è la base di un meme, sappiatelo. Phoenix, questa è la forma finita del bozzetto che avevo fatto. Bello. Mi piacerebbe avere una tua opinione sincera, se puoi. A me piace. A me piace davvero tanto com'è questo dipinto. Originale, enigmatico cos'è? Enigmatico. Lo sapevo. Io non dipingo per assecondare la comprensione altrui. A ogni modo, questa è la mia interpretazione dell'idea del desiderio. Un nome un po' banale. Un rivoltante incantesimo che agisce dal profondo del cuore. Credo che la mia eleganza nel rappresentare il desiderio si debba alle nostre incursioni nel Memento. Sto imparando a conoscere la complessità del cuore umano in un modo che prima credevo impossibile. Phoenix, voglio partecipare con quest'opera a una mostra che si terrà a breve. Finora nessuno ha mai visto l'abisso del cuore rappresentato con tale crudezza. Interesserà, sicuramente. E soprattutto sarà la scintilla che scuoterà la mia carriera artistica dal torpore in cui è sprofondata. Non vedo l'ora. Già, quando finalmente l'opera sarà svelata al grande pubblico, mi aspetto che ci sia anche tu. Volentieri. Sono certo che sarà un'esperienza sensazionale per chi sceglierà di intraprenderla. Uno sguardo crudo e senza freni sull'abisso della psiche umana. E a dargli vita sono stato io. Tutto questo grazie alla tua assistenza. Di nulla. Hai la mia più sincera gratitudine. Grazie a te invece. Sento che il mio legame si è rafforzato. Grazie a te, Yusuke. Parabarapam pam. Tarataratan tam. Davvero non vedo l'ora di osservare la reazione del pubblico alla mostra. Ma ora devo andare. Ti chiedo scusa per il disturbo. Ma tra l'altro, come hai fatto a portartelo? Che è enorme, più grosso di te sto quadro. Ci vediamo. Ho salutato Yusuke alla stazione. Clink clink. Vorrei ringraziarti ancora per prima. Sentire un'opinione onesta è stato davvero molto importante. Sono riuscito a pensare ad una nuova interpretazione, grazie al tuo aiuto. Ora sono in ballo, manterrò questo slancio e lo applicherò allo studio dei ladri fantasma. Stai già facendo abbastanza, amico mio. No, so che posso elevarlo ancora di più. Ah, la tua presenza accresce la mia ambizione. Sei un tipo strano. Senti chi parla. Sono impaziente di sapere qualcosa sulla mostra, per condividere la mia gioia insieme a te. Ti chiamerò più tardi, aspettati buone notizie. Aspetterò, volentieri. Oh, Kaetaka. Ah, no. Sono stanco di vedere pochi clienti nella stagione delle piogge. È arrivato un pacco per te. Scommetto che quella giornalista ubriaca sta di nuovo bevendo a Shinjuku. Tra l'altro, oggi piove, quindi... Oh, dannazione. Niente cartomante. È arrivato un altro pacco per te. Grazie. Che cosa hai ordinato? Ho ordinato un chiodo ossidato... e 10 bambole di paglia. Deve essere quell'ordine che hai fatto alla televendita. Eh già. A Kikyoji nessuno mi vuole, a Shinjuku c'è l'ubriacona, ma la cosa che più mi interessa a questo punto è Kanda. Andiamo alla chiesa. Shh, facciamo silenzio, siamo in una chiesa. Salve padre. Benvenuto pecorella smarrita. Le pecorelle che hanno deviato dalla retta via e perso di vista i propri obiettivi sono le benvenute. Detto semplicemente, offro consigli e conforto a chi è turbato o vuole riflettere sul proprio passato. Sembra un buon posto per... Aspetta, ha detto riflette sul passato. Usando il confessionale possiamo recuperare alcune abilità perse. E adesso vi spiego in che modo. Potrebbe essere utile nel caso desiderassi ricordare qualcosa di specifico. Ricorda solo di non offenderlo e di non farlo arrabbiare ignorando i suoi consigli. Oh, quasi dimenticavo. Ogni domenica qui in chiesa raccogliamo le offerte. C'è anche un piccolo dono per chi offre. Vieni se sei interessato. Volentieri, padre. Purtroppo andare nel confessionale ci fa perdere una serata.
e non è quello che a noi ci serve. Però, se noi abbiamo imparato un'abilità extra, non noi, perché noi possiamo apprendere e riapprendere le cose, ma un personaggio secondario, quindi Ryuji, Han e tutti gli altri, hanno imparato un'abilità importante ma che ormai hanno perso, la possiamo recuperare. Inoltre, quelle abilità extra che vi dicevo, che si sbloccano in determinati punti del gioco, si possono recuperare anche nei let's play successivi. Quindi, portando qui Han, posso reinsegnarle un'abilità che tecnicamente lei non imparerebbe se non con quell'evento. Perfetto. E questo personaggio, invece, la studentessa giocatrice di Shoji, c'è una piccola cosa che vorrei dirvi su di lei. Questo personaggio doveva tecnicamente essere Makoto. Cosa voglio dire? Il suo aspetto era già definito. Questa persona doveva essere uno dei ladri fantasma al posto di Makoto. Doveva essere... cioè, non esisteva Makoto. C'era lei. E la cosa è bellissima. Il suo concept art è fighissimo. Usa una alabarda. E come arma c'ha un cecchino. Porca di quella miseria. La sua persona, semplice, d'effetto, molto bella. Tutti i bozzetti mi sono piaciuti un sacco. Per quanto Makoto mi piace, vedere un personaggio simile con una alabarda e un cavolo di cecchino sarebbe stato impagabile. Sarebbe stato impagabile. Vabbè, parliamo con lei. Nana. Quella ragazza sta giocando a Shoji. Magari si tratta di Fumi Togo, quella di cui parlava Yusuke. Perché non provi a chiederglielo? Togo-san? Dobbiamo essere educati. Ah, sì? Il mio indiscutibile fascino sembra aver fatto colpo sui fumi. Quindi se ero brutto non mi cagava. Sono i Fumi Togo. Stai giocando a Shoji da sola? Sto svolgendo alcune ricerche, quindi per sperimentare nuove tattiche, stare da soli in un posto come questo è l'ideale. Beh, suppongo che non suoni come una cosa così sensata per chi non è abituato a giocare. Scusami, ho sbagliato a dire abituato. Non fare caso a me, prega pure se devi. I Fumi Togo adotta un approccio molto tattico quando gioca a Shoji. La sua esperienza nello Shoji potrebbe fornire qualche spunto utile per i ladri fantasma. Dovrei chiederle se può darmi delle lezioni. Chiediamoglielo. Perché no? Sì, posso aiutarti? Vorrei diventare un pro. Mi insegneresti a giocare? Eh? Non devi per forza imparare da me, sai, ci sono altre soluzioni, come il gioco online. Però mi hanno detto che tu sei la più brava. Scusa, ma proprio non posso. Cliccate. Quindi ti piace lo shoji? Ti ammiro invece, sai? Grazie mille. Ok, facciamo una partita veloce. 20 secondi per mossa, se ci stai. Mi sta bene. Comincio io allora. Distrutto in due mosse. Perciò è questo il tuo livello. Il drago delle nuvole è caduto nelle mie mani. Come pensi di sopravvivere? Scacco. È scacco matto, non puoi farci niente. Concedi. Posso ancora farcela invece. Concedere è l'atto di ammettere la sconfitta con grazia. Se ambisci a diventare un giocatore di Shoji, ti raccomando di studiare ogni aspetto del gioco. Grazie per la partita. Bene allora, per oggi è tutto. Se ti va, potremmo giocare ancora un'altra volta. In te percepisco lo spirito del giocatore d'azzardo. Perché no? Il che è strano, visto che il tuo stile di gioco è quello di un completo novellino. Scusa se sono scarso. Eh? Oh, scusami. Tuttavia, ti istruirò a una sola condizione. Dovrai diventare il mio assistente, così che io possa studiare nuove mosse. È accettabile? Mi sta benissimo. Grazie mille. Bene allora, affare fatto. Io ti insegnerò a giocare e tu mi assisterai con le tue mosse. Con le nuove mosse? Ho stretto un patto con i fumi. Oh, quanto mi sarebbe piaciuto vederla come ladro fantasma lei. Ma ti giuro, allora, già da Persona 5 era già pronta. Se l'avessero raggiunta in Persona Royale, madonna mia, sarei stato contentissimo. Immagino che ti servissero delle strategie avanzate per aver successo con tutti i tuoi crimini. Saremo.
E le tue non erano certo quelle mosse di un principiante. Una professionista ti ha insegnato quelle tattiche. Sai perfettamente di chi parlo, non è così? Io sì, tu no invece. Pam. Io sono te, tu sei me, hai appena stretto una nuova alleanza. Essa diverrà le ali della ribellione, capaci di spezzare le catene della tua prigionia. Con questa persona, la stella, mi sono concessi 20 chakri che condurranno alla libertà e un nuovo potere. Ho anche anticipato perché giustamente è sempre la stessa, però... Koma Sabaki, puoi sostituire il gruppo attivo con le riserve durante il turno di Joker. E... se non ricordo male, grazie al suo dono di addio, posso farlo nel turno di chiunque. Perfetto. Ok, per oggi basta così. Credo che giocare a Shoji con i fumi mi abbia aiutato a finire la mia conoscenza. Benissimo. Blink. Oh, Star-san, vorrei ancora ringraziarti per oggi. Grazie a te, invece. Prima di tornare a casa, ti piacerebbe condividere il tuo contatto con me? Assolutamente. Non sei obbligato, ovviamente. Sono proprio fortunato. E vai. È così? Beh, in tal caso... È un po' da sfigati, in realtà, fare così davanti a una ragazza quando ti chiede il contatto. Vediamo. Ah, sì, ha funzionato. Ti farò sapere se mi vengono in mente nuove strategie. Va bene, ti attenderò. Oh, un ladro fantasma che usa un cecchino, non riesco a non pensarci, sarebbe stato bellissimo. Ehi, hai letto quell'articolo che gira in rete? Si intitola Confessioni di M, tutto ciò che c'è da sapere sugli abusi di Kamoshida. Scommetto che si tratta di Mishima. Sì, l'ho letto, una cosa tremenda, non mi sorprende che consideri i ladri fantasma degli eroi. Ci mancherebbe anche. Ma scusa un attimo, sono appena passati gli stessi modelli che stanno parlando. Stanno camminando e sono lì che parlano, va bene. È dura dargli contro dopo aver letto una cosa del genere. Hai proprio ragione, anzi si potrebbe dire che sono dei supereroi. Benissimo. Gli articoli di quella giornalista stanno avendo un grande risonanza. Potrebbe contribuire a far circolare il nome dei ladri fantasma. Dovremmo approfittarne. Senti Morgana, ho altro da fare alcune sere. Cioè, se vado a parlare con altri è perché lei è la più ignorante di tutte. Far circolare il nostro nome? I ladri fantasma devono diventare famosi a prescindere dalle mie motivazioni personali. Più circola il nostro nome, più è facile che i nostri bersagli sentano parlare di noi. Ricordi la reporter? Con le giuste dritte i suoi articoli potrebbero darci una marcia in più nel metaverso. Torniamo in quel bar a Shinjuku. Morgana, ti ho detto di no. E convinciamola a scrivere qualcos'altro su di noi. Va bene. Buongiorno Star Senpai, per fortuna non piove più. Certo, senza le nuvole sarebbe anche meglio. Oh, com'è carina lei. Faccio l'occhino con quelle guancine che gli fai così. Madonna santa, che carina. E oggi non piove. E chi è che mi scrive? Il quartiere a luci rosse. Oh, come sei audace, Makoto. Ho una domanda che riguarda la questione del quartiere a luci rosse. Ricordi che ti ho detto che avrei voluto andarci? Beh, che ne dici di farlo oggi? Non conosco la zona, perciò speravo che tu potessi farmi da guida. Riesci a liberarti? Senti potermi avvicinare a Makoto. Fammi vedere però chi altro è disponibile oggi. E allora, che intenzioni hai? Vuoi vederti con Makoto? Assolutamente. Grazie. Bene, allora vediamoci a Shinjuku. Oh, e assicurati di vestirti con abiti normali, ok? Sì, capo. Beh, io posso sempre andare a fare un giro alla stazione mentre tu fai le tue cose. Fai le tue cose insieme a Makoto. Zazzone. Che folla. Deve essere davvero il più grande quartiere a luci rosse di tutta l'Asia. Beh, sembra un bel posto comunque. Pare fosse un covo di criminali clandestini prima che installassero le telecamere di sorveglianza. Visto, la sicurezza serve a qualcosa. E ho appena notato una roba. Questo cartellone qua davanti c'è scritto Club e poi tutto il resto. Vista così penso sia Club Ruby. La butto lì. E sotto c'è il telefono con scritto 00000. Piuttosto che mettere numeri a casa hanno messo tutto zero. E pare che ospitasse anche diversi bordelli. Beh, non è che adesso. Comunque sembri molto informata. Beh, mio padre me ne ha parlato molto. Vero, suo padre era un poliziotto. Questa però è la prima volta che ci metto piede. A ogni modo, oggi è un posto molto più sicuro che in passato. Vero. Naturalmente le telecamere di sorveglianza hanno giocato un ruolo fondamentale. Eh beh sì.
ma essenzialmente è stata opera dell'epurazione della polizia. Cioè, nonostante sradicare il crimine è del tutto impossibile, vero, guarda cane Shiro, come l'impressione che oggi le attività criminali siano solo meno visibili. Verissimo. A ogni modo, vedere per credere, no? Forza, diamo un'occhiata in giro. Va bene? Cosa vuoi vedere? Su richiesta di Makoto abbiamo attraversato Shinjuku separati. Ma come? Innumerevoli uomini hanno tentato di approcciarla, madonna mia. L'abbiamo seminato. Quel tizio era così insistente. Doveva essere un reclutatore di intrattenitrici. Le sue ragazze guadagnano bene, diceva. Io volevo solo chiedergli se lì lavora qualcuno della Shujin. Lui mi ha quasi trascinata dentro. Se non ci fossi stato tu a salvarmi, io... Poteva essere pericoloso. Devi stare più attenta, Makoto. Non ti ha insegnato niente, Kaneshiro. Per lui, forse. Ho temuto di doverlo mettere fuori combattimento. Makoto, va bene l'aikido, tutto quello che vuoi, però fai attenzione anche perché la gente ti passa attraverso. Sono felice che nessuno si sia fatto male. Perché la gente la trapassa, poveraccia? Si vede che è così che fanno. Oggi ho imparato una nuova cosa. Che cosa abbiamo imparato oggi, bambini? Oh, e ancora grazie. A quanto pare hai un vero talento nel cavarmi d'impiccio. Un giorno spero di poter ricambiare. Lo farai sicuramente, credimi. Sento che Makoto è mossa da una calma determinante. Parapapapa. Niente ricompensa oggi. Dobbiamo vedere a che punto siamo con Han e gli altri, comunque. Guadagnati i punti esperienza, perfetto. Detto ciò, anche se questo è un quartiere commerciale, non ci sono studenti in giro. E certamente non ci sono studenti della Shujin, anche se di sicuro non verrebbero con la divisa. Bene. Eh? Ecco appunto. Quella io la conosco. Ed è vestita con la divisa della Shujin. Oddio, le mie più grandi paure si sono realizzate. Quella era... Un tempo ero in classe con lei. Ma perché si trova qui? Forse lavora. After School Saloon. Che genere di posto è? Non ne sono sicura, ma mi sembra un luogo sospetto. Le farò qualche domanda al riguardo. Oh, e vorrei che ci fossi anche tu come testimone. Potresti? Assolutamente. Pam param. Bene, siamo stati un bel pezzo qui. Possiamo tornare alla stazione. Sperando che quell'uomo non ti segua. Grazie per oggi. Ciao, buona serata, Makoto. Parapam pam pam. Oh, Makoto è così piccola e innocente, però... Dai, ci sta. Ehi, volevo ringraziarti di nuovo per essere venuto oggi. Di nulla. Non avevo mai avuto a che fare con un imbonitore. Non sapevo che potessero essere così insistenti. Devi fare attenzione. Oggi è stato massacrante, ma ho imparato molto. La pratica è l'insegnante migliore. Sono assolutamente d'accordo. Sinceramente ho capito di non poter risolvere da sola questi problemi. I fatti di oggi mi hanno chiarito le idee. Brava. Voglio anche indagare sulla studentessa della Shujin che abbiamo visto lì. Sarebbe fantastico ricevere aiuto da parte tua. Per il momento, ci vediamo. Ciao Makoto, buona serata. Pam param, arapa, pam 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 param. Oh, Kaetaka. Ciao anche a te, Sojiro. Vediamo chi è libero stasera, invece. Allora, la chiesa non è libera. Sojiro è qui. Shinjuku. È vero, dobbiamo andare dalla cartomante e oggi non piove. Guarda quanta roba che c'è da fare a Shinjuku. C'è Mishima, lei che non mi ricordo il nome, Chiaia, vero? E c'è l'ubriacone al bar. Senti, mi hai rubato 100.000 yen, stronza. Chiedi a Chiaia della pietra sacra. È con un cliente, pare stiano parlando della pietra sacra. Vuoi origliare la conversazione? Anche se sono proprio lì davanti e lei potrebbe benissimo vedermi. Origliamo. Pam pam pam. Come ti senti? Sto bene. Ah, è una donna. Sto bene, in ogni caso è colpa mia. L'ha detto Yuya. Dice di non volermi picchiare, ma gli faccio perdere il controllo. Ti consiglio di lasciarlo. Di questo passo le cose non faranno che peggiorare. Ma sono l'unica persona che pensa a lui. Se lo lasciassi, come farebbe a sopravvivere? Non c'è un altro modo. Consultiamo i tarocchi, o potenze celestali, fate luce sul suo destino. Para. Non capisco un cazzo! Sì, ho visto ogni cosa.
Ah, percepisco una presenza oscura nel tuo ragazzo. Ha il cuore posseduto da un demone. A volte si nasconde, ma quando si manifesta il demone porta grande sventura. Che tipo di sventura? Verrà ricoverata per le gravi ferite subite a causa di un abuso domestico e lui verrà arrestato. Cosa? Ricoverata? Arrestato? Non avrei dovuto permettere a Yuya di buttare la pietra sacra. Ha detto che di non sprecare soldi per una stupida pietra, ma di darli a lui piuttosto. È la punizione per non averlo fermato, vero? Ti prego, lascia che ne compri un'altra. E come? Ne vuoi un'altra? La prossima pietra dovrà essere ancora più grande. Al momento sono a corto di soldi, ma mi hai detto che posso pagare in 36 rate, vero? In verità credo che sarebbe meglio Non posso abbandonare Yuya. Pensa davvero che il suo compagno smetterà di maltrattarla solo perché è una pietra sacra? Non può essere vero, giusto? È semplice salgemma. Già, se si potesse risvegliare il cuore di qualcuno con una pietra sacra sarebbe tutto più facile. Chihaya ha delle capacità divinatorie, è evidente, ma quella pietra è inutile. Ehi Phoenix, perché non risvegliamo noi il cuore di questo Yuya? Sta tormentando questa donna, giusto? È l'occasione ideale per farla aiutare dai ladri fantasma. E vai. Oh, un miagolio? Ehi, stai origliando, è una violazione della privacy. Quella pietra non l'aiuterà di certo. Non è vero. Vedi, il destino di alcune persone è inesorabile. Il demone del cuore del tuo fidanzato non si può esorcizzare con metodi tradizionali. Il fato è assoluto. Tuttavia, forse acquistando un'altra pietra potresti almeno tenere a bada il demone. Non ti capisco. Ma esiste un altro modo per risolvere questo problema? Come si chiama il tuo compagno? Si chiama Yuya Uchimura. Perché ti interessa? Cosa pensi di fare? Già, cosa pensi di fare con così poche informazioni? Vedrai. Cosa? Credi davvero di poter fare qualcosa? Ti credo. Prego? Mi sembra sincero. Inoltre i miei soldi li ha Yuya, un giorno me li restituirà. Ma per adesso preferisco affidarmi a questo ragazzo piuttosto che alle 36 rate per la pietra sacra. Brava signora. Complimenti. Cosa? Ehi, mi hai fatto perdere un cliente. Tu, cosa credi di fare? Se continuerai ad accusarmi ingiustamente, l'ira divina si scatenerà su di te. Sembri così compiaciuto. Ho visto ogni cosa. Ti ho visto strisciare a terra. Il fatto non può essere cambiato. Te lo dimostrerò. Se quella donna rimarrà con il suo compagno entro un anno, subirà gravi ferite. Se pensi davvero di poter cambiare il destino, provaci. Ma quando ti accorgerai di aver commesso un errore, torna qui e lascia che se ne occupi un'esperta. La salverò con una pietra sacra. Certo. Ok, abbiamo finito. Non ho tempo per queste cose. Certo. Brava signorina. Una nuova richiesta. E un altro giorno passò. E la serata litigammo tutta la sera. Ho una nuova interrogazione? Pensavo che avrei fatto tardi. Stamani alcuni clienti stavano litigando dal convenience store. Oh, queste persone maleducate. E tra l'altro oggi in game è il mio compleanno. Tanti auguri a me. Una donna tutta alla moda e un anziano con degli accessori d'oro. Entrambi sbraitavano dal loro piedistallo e sebbene ben vestiti sembravano dei nuovi ricchi. A proposito, le parole giapponesi piedistallo e nuovo ricco provengono entrambe dallo shoji. Non molti conoscono lo shoji, ma fa sempre bene imparare qualcosa. Eh già, sto imparando da una professionista io. Allora, Star-kun, hai mai visto questo pezzo? Quale pezzo? Oh, ok, sì, me l'ha insegnato i Fumitogo l'altro giorno. Cosa pensate che sia scritto dietro questo pezzo? Non ne ho idea, ma in realtà è l'oro. Bene. La lancia del generale d'argento inoltre hanno il kanji per oro sul retro. Ad ogni modo si dice che il to sul retro del pezzo dell'alfiere è una forma corsiva di oro. Molto interessante. Nello shoji puoi scegliere di promuovere i tuoi pezzi in determinate condizioni. Se un cavaliere entra nel territorio nemico, per esempio, può essere promosso a generale d'oro. Un pezzo debole come un pedone può diventare d'oro se invadi il campo nemico, da qui il nuovo ricco. Oh, interessante, è stato bravo, Yarujanega. Ah, ti voglio bene, Morgana. Ti voglio tanto bene.
Comunque i nuovi ricchi tendono a indossare abiti costosi perché desiderano essere riconoscibili. Una volta soddisfatti i bisogni primari come il cibo, riparo e vestiti, la prima brama è il riconoscimento. Ecco perché le persone cercano di apparire più grandi ostentando il loro potere tramite il denaro. Queste persone, apparire più grandi, mi ricorda un clamidosauro. Un che? E la giornata passò. Non possiamo ignorare quel caso di abuso. Il bersaglio dovrebbe essere in emimento. Occupiamocene alla svelta. Potremmo, Morgana. Però abbiamo delle richieste. Abbiamo delle richieste molto importanti, tra cui questa. Allora, oggi no, perché comunque abbiamo delle richieste. Però un giorno che siamo liberi, anche se abbiamo solo questa richiesta, dovremmo farlo. Dovremmo farlo lo stesso, perché dovremmo iniziare a sbloccare il confident di Cifuyu, perché così attiviamo subito il potenziamento. Però oggi la nostra cara amica Roscia. Ehi, hai un po' di tempo libero oggi? Sono riuscita ad ottenere il permesso per allenarmi nella palestra della scuola. Stavo pensando che potremmo allenarci lì. Che te ne pare? Mi serve? Ah no, ce l'ho. Perfetto, Maria, andiamo. Allora, vuoi passare un po' di tempo con Yoshizawa? Assolutamente, vai, certo. Oh, il suo telefono. Scusa, il mio telefono fa le bizze. Si spegne quando gli pare. Ok, sembra ok però. Ci vediamo. Oh, vuoi prendere qualcosa in mensa prima? Allora vado subito ad occupare i posti. Ma è già passato pranzo. Ti aspetto in mensa, senpai. Grazie, ti aspetto anch'io. La madonna, che piattone. Scusami se ti ho chiamato così all'improvviso. Non ti preoccupare, Kasumi. Dopo la nostra chiacchierata ho pensato alle altre cose che so fare oltre alla ginnastica. E ho capito una cosa, è questo. Preparare il bento? Già, so cucinare. Benissimo. Chi pratica la ginnastica deve avere una dieta controllata, quindi mi preparo spesso da mangiare da sola. E quindi, visto che volevo ringraziarti, ti ho preparato un bento, molto carino. È la prima volta che preparo qualcosa per qualcuno, a parte la mia famiglia. Ma ho pensato che potrei recuperare un po' di sicurezza. Questo l'ho preparato pensando alla tua struttura corporea e sapendo quanto ti alleni. Vuoi provare? Minchia, sembra delizioso. Oh, c'ho una fame. Ed è tutto tuo! Il pollo e le uova aiutano a gestire la stanchezza. Ci ho messo anche dei fagioli e il riso integrale. Nella ginnastica è importante il tuo controllo del peso, ma servono anche energia e resistenza. Per questo in genere assumo tante proteine e pochi grassi. Bravissima. In più il ferro è necessario per la resistenza, mentre la vitamina B per l'energia. Aspetta, mi sto concentrando di nuovo solo sulla ginnastica. Fa niente. Beh, ad ogni modo, buon appetito. Buon appetito. La madonna, è enorme ed è un piano di due quello. Che tra l'altro, vedendo un po' cosa c'è, vedo un po' di verdure, l'omelette. Ma non capisco cos'è quello sulla sinistra. Sembra una patata, ma non ne sono sicuro. Quello è tutto tuo? Ma certo, ho bisogno di ogni chicco di riso. Perché quella faccia dubbiosa, Star Senpai? So che sembra tanta roba, ma in realtà è anche meno del solito. Ah, bene. Tranquillo, ho calcolato le calorie. Brucerò tutto durante gli allenamenti. Benissimo. Su, Senpai, avrei finito prima di accorgertene. Beh, buon appetito. Questo è un sapore familiare, ma non si sposa bene col cibo. Però è buono. Provo a mangiare parti diverse, ma tutto lo stesso sapore. Mi ricorda qualcosa. Star Senpai, stai bene? Hai lo sguardo vacuo. È decisamente unico come sapore. Ah sì? Non penso sia così strano per un atleta. Un condimento eccessivo non ti farebbe bene, quindi mi sono regolata. Era troppo leggero, mi dispiace. Tieni, ti do un omelette. Sì, questo era il sapore che volevo ricreare. Stavo cercando di capire come condirli. Quindi mi sono detta, tutti amano il curry, giusto? Quindi ho deciso di metterci un sacco di curry. Brava. Oh, scusa, non ami quel tipo di sapore. Ma va, da suo giro mangio solo quello. Aspetta, forse preferisci quello piccante? C'è anche una terza opzione? Mi dispiace tanto, ho fatto un pasticcio. Vado a prendere qualcosa per cambiare un po' il sapore. Sono certa che lo apprezzerei di più. Dovrei prendere della maionese, salsa di soia, forse del miso. Pensi che il dottor Maruki abbia del sale? Calmati, non ti preoccupare.
Oh, hai ragione. Dovrei comprare qualcosa che puoi mangiare subito. Non mi sta dispiacendo, non ti preoccupare. Ma... Beh, grazie. Meglio iniziare a mangiare. Tanto, mangio solo curry. Non ti preoccupare, veramente. Wow, era delizioso. Grazie per aver finito tutta la tua porzione, Star Senpai. Non è venuto benissimo, però. Volevo preparare un bento, ma non sapevo cosa metterci. Ad ogni modo, mi dispiace davvero. Ancora, non ti preoccupare. Sono così imbarazzata. Pensavo fosse venuto bene quando te l'ho dato, e ora... Continua a provare. Sono sicuro che la prossima ti uscirà molto meglio. Giusto, quando si cade bisogna rialzarsi. La prossima volta chiederò cosa ti piace prima di cucinare. La prossima volta comprerò salsa Megiddo, super piccante. Ok, la proverò sicuramente. Vedo che cerchi sempre di fare in modo che rimanga sulla retta via, senpai. Senza di te mi sarei lasciata trascinare dai fallimenti, cadendo in una spirale di pessimismo. Forse con questa sicurezza riuscirò a capire chi sono davvero. Giusto, bravissima. Ad ogni modo, non posso far altro che continuare ad andare avanti. Star Senpai, spero che potremo continuare ad aiutarci a vicenda. Se tu mi continui a fare questi bento, guarda, sono contento. Rango 3. Parabarabam. Ok, ora che ci siamo rifocillati è ora di passare alla prossima fase. Non voglio essere troppo severa, ma ti allenerò ancora più duramente. Cerca di stare al passo. Ma non è controproducente andare subito ad allenarsi dopo mangiato? Cioè, non ti rimane tutto qua e non riesci a smaltire tutto bene? Cioè, io prima di andare ad allenarmi di solito faccio aspettare un'oretta e mezza. Siamo andati in palestra e ci siamo allenati. Grazie all'allenamento di Kazumi mi sento molto più resistente. 5 HP e vai. Oh, non c'è più tempo. Allora, per oggi abbiamo finito. Spero che di rifarlo di nuovo prima o poi. Buona serata. E arrivò sera. Oh, Kaetaka. Ah no, oggi ci sono clienti. Vi dispiace andarvene? Grazie. Chi è che mi vuole stasera? La nostra cara maid. Ah beh, aspetta. Fammi vedere a che punto siamo con lei. Come stai? Sono Becky, volevo mandarti un po' di positività, padrone. La mia grammatica è a posto, la salute un po' meno. Ecco come sto. Vuoi aiutare Becky pagando 5.000 yen? Madonna mia, che spudorata. Kawakami. Allora, siamo al rango 6. Ok, dobbiamo farla perché una volta superato il rango 7, come per Takemi, dovremmo fare la sua missione. Però devo andare a prendere la persona giusta. Oh, guarda, il tizio strano. Oh, ciao, ottimo tempismo, ho una richiesta. Ciò che mi serve questa volta è questo, il panino allo yakisoba. Pare che sia un panino speciale fatto con tanto amore e venduto in uno specifico liceo. In cambio ti darò la veste nera. Grazie, amico. Va bene, tieni. Vuoi scambiarlo? Tiè. Grazie mille, sapevo che l'avresti detto. Ed ecco a te, la veste nera, è tua. Beh, grazie. E così questo è il famoso panino allo yakisoba che si vende solo in una certa scuola. Tutte le mattine uno studente si sveglia intenzionato a dar battaglia per averlo. O così narra la leggenda. A ogni modo, sei riuscito a trovarlo, sei un vero eroe. Conto su di te la prossima volta. Wow, che richiesta difficile. Benissimo, Kawakami. Ora sono libero per te. Vieni appena puoi. Ho atteso un po' ma non ha ancora risposto. Chissà come mai è stata lei a invitarmi. Potrebbe essere al lavoro ora. Chiamiamola dalle branche più tardi. Va bene, andiamo a casa. Kawakami non ha risposto. Prova a chiamarla. Salve, sono una capo... è un'infermiera. Salve, sono una caposala dell'ospedale di Aoyama. Parlo per conto di Kawakami-san. Kawakami-san è svenuta ed è stata ricoverata nel nostro ospedale. Conosce l'indirizzo dell'ospedale? Il numero della stanza è... Che cosa terribile, andiamoci subito! Oh, poverina. Ho lavorato un po' troppo. Non serve ingigantire la cosa. Ma grazie per essere venuto fin qui a trovarmi. Come sono potuta svenire in un momento simile? Ho davvero bisogno di quei soldi. Come pagherò la quota di oggi? È qui. Che succede, prof Kawakami? Ho chiamato la scuola ma non ha risposto nessuno. Takase-san ha contattato la scuola. Beh, non rispondeva al telefono. E quando finalmente credevo che avesse risposto, era un'infermiera che mi ha detto dove trovarla. Quando salta un pagamento ci mette in seria difficoltà, lo sa bene.
Su, dubito che volesse svenire di proposito. Ma presto dovremo saldare il conto della carta di credito e abbiamo bisogno del tuo bonifico. Mi dispiace. Mamma mia, che gente schifosa. Loro sono i tutori di Tekase-kun, le persone di cui ti avevo parlato. Si sono presi cura di lui. E lui chi sarebbe? È uno dei miei studenti, è venuto a trovarmi. Sono un bravo studente, io. Sta infastidendo un altro studente, eh? Non impara mai, vero? E dopo tutto ciò che ha fatto a lui. Mi dispiace. Allora, quando ci farà avere il denaro? Dovrei riuscire a inviarlo domani. Non li pagare, invece. Star-kun! Non ti impicciare! Non fare il duro, ragazzino! Il nostro amato figlio adottivo, Taiki, è morto per colpa di questa donna. In tutta sincerità, avrebbero dovuto licenziarla. Non è... E invece non ha ancora capito e continua a insegnare. Abbiamo bisogno di vederla pentita per ciò che ha fatto, possibilmente in modo concreto e innegabile. Capisco. Vi pagherò, quindi... Non voglio certo estorcerle del denaro, ma chi è stato a convincere Taiki a studiare quando doveva già lavorare? Lo studio e i lavori part-time lo hanno fatto stremare, provocando quell'incidente. Povero Taiki, è come se fosse stato assassinato. Non prova più alcun rimorso. In tal caso forse dovremmo denunciare il ministero dell'istituzione. O dovremmo parlare con la sua scuola. In entrambi i casi non potrebbe più insegnare. Beh, attenderemo impazienti di ricevere il pagamento. Mamma mia, che gente schifosa. Devo trovare un modo per avere quei soldi. Immagino che l'unico modo sia un trasferimento alla nostra sussidiaria. Dovresti invece rifletterci. Prenditi un po' di tempo. È assurdo che un mio studente mi stia rimproverando. Perché? Perché ti interessa così tanto aiutarmi? Non me lo merito. Sai una cosa, smetterò di preoccuparmene. I soldi? Pagherò. Farò tutto quello che il padrone mi dirà di fare. Miao. Sono così stanca. Vorrei solo un modo per chiedere perdono a Takase-kun. Se i suoi tutori vogliono del denaro, allora pagherò. Per adesso riposati. Scusa, non sono ancora al 100%, quindi mi vengono in mente cose assurde. Devo riposare un po'. Mi ha fatto piacere che tu sia venuto. Sono davvero felice. Sembra che Kawakami inizi a contare su di me. Oh, che patata dolce che è. La si vuole bene. Oh, Kawakami. Domani mattina presto mi dimetteranno. Non preoccuparti, le flebo fanno miracoli. L'orario di visita è passato. Stai attento mentre torni, ok? Oh, che... Oh, anche lei è... È perfetta a modo suo. Le si vuole bene. Che caldo e che umidità. Speriamo che la stagione delle piogge finisca presto. A ogni modo, è giugno, è quasi finito. Abbiamo sconfitto Kaneshiro, quindi ci possiamo riposare per un po', almeno credo. Oggi cosa hai in mente di fare? Magari un giretto nel Memento? Ci ripensiamo. Sì, beh, ogni tanto ci vuole una pausa, però abbiamo anche quelle richieste del forum. Una. Non dimenticarti di rispondere. Abbiamo una richiesta che ho trovato io, quindi... A meno che Mishima adesso non mi tiri fuori una bella bomba interessante, non mi interessa. Piove. L'influenza delle condizioni meteorologiche sulle persone si ripercuote sui Memento. Ma va? La mia nuova opera è la persona che abbiamo visto. Oh, giusto. Devo ricordarmelo continuamente di andare da Yusuke. Devo ricordarmelo. Allora, sia Yusuke che Makoto in questo momento sono al 2. Vorrei aumentarli insieme, perché sennò poi finisce come l'altra volta che non gioco Yusuke. Che in realtà non è tanto un problema, ma il fatto è che adesso, bene o male, posso gestirla perché gli altri confidant, tipo quelli secondari, tipo che ne so, le gemelle, il venditore di armi, mi interessano molto di meno rispetto all'inizio. Mishima vorrei che mi desse qualche missione, però dovrei andare da lui la sera. Se non c'è nessuno stasera, quasi quasi, chiediamo a Mishima se è libero.